Capito, mi hai chiamato ieri. Va bene, va bene. E aspetta, mi avevi detto i piercing alle Sì. Ok, quindi uno lo devi riaprire. Va bene, perfetto. Ti faccio un attimo prima compilare un modulo con i tuoi dati. Ti chiedo anche la carta d'identità per verificare che tu sia maggiorenne. Faccio compilare questo foglio e mi devi scrivere i tuoi dati, nome, cognome, data di nascita, eccetera, e firmare la liberatoria. Ti lascio qui e poi ci sarà da aspettare 5 minuti neanche. Bene. No, sì, sarò io a farteli. Non dovrebbe fare troppo male. Allora, ci vediamo dopo, intanto compilami questi e lasciameli qui. Benissimo, grazie. Prima di fare tutto ti faccio scegliere il tipo di orecchino che vorresti. Penso ti starebbe bene uno di questi quattro, te li mostro. Allora, il primo. Ovale nero lucido con attorno una cornice oro, molto piccolino come vedi. Magari questo per il primo buco. Poi ho questo brillantino. Sono tutti i polliallergenici, non c'è neanche da dirlo, sono tutti proprio minimamente infezione. Oppure posso avere questo rettangolo, sempre con un brillantino, molto carino. E infine posso avere questa forma, quasi a aeroplanino, freccia. Dimmi te quale preferisci. D'accordo. Quindi ti metto tutti questo qui. Chiedo anche se preferisci pistola o ago. Va bene, la pistola. No.
cosa disinfettare. E disinfetterò un po' di volte durante l'operazione. Adesso vado a segnarmi con la matita il punto in cui vorrei fare il buco. Quindi metto che allora fammi vedere bene anche l'altro per capire se l'altro in realtà è chiuso o aperto, perché sì, perfetto, questo mi sembra ancora aperto. Avevi ragione. Magari disinfetto. Bene, allora questo buco sarà che intanto insomma l'orecchio cresce negli anni, ovviamente eri in fase infante quando ti hanno fatto l'orecchino, quindi insomma però eri infante, quindi a questo l'hanno fatto un po' altino, quindi vado un attimo a rimediare qui questo. Te lo farò leggermente
vedere adesso l'orecchino è già all'interno. Praticamente abbiamo diverse pistole con diversi orecchini all'interno, in base a quello che una persona sceglie. Prendiamo quella pistola. Siamo abituati a tatuaggi vari, insomma, un buco in più, un buco in meno, un paio. Sono stracontenta, stracontenta. Allora adesso ti dico, tu torni fra una quarantina di giorni con i tuoi orecchini e io li sostituisco. Preferisco fare così, poi a casa insomma li sostituirai come vuoi, però per la prima volta, quando era di togliere e rimettere quelli nuovi, vorrei fare io. Quindi è gratis il controllo, non costa nulla. Del resto un disinfettante cutaneo qualunque. Bene, e lo passi sia sopra che sotto, e cerchi anche di muovere gli orecchini, perché giustamente potrebbe formarsi una crosticina normalissima, e se tu non muovi gli orecchini rischiano di fermarsi in quella zona e poi risbloccarli. Quello non te lo consiglio. Quindi sì, stiamo accendendo questa cosa due volte al giorno, e sera. In realtà sento molti altri studi che dicono disinfettalo quante volte puoi. In realtà no, disinfettalo due volte al giorno tranquillamente, mattina e sera. L'importante appunto è tamponare e muovere anche gli orecchini. Ma grazie a te. Adesso per pagare ti ritorni nell'ingresso, io devo stare qui a finire delle cose, c'è la mia collega. Perfetto. Allora ci vediamo fra 40 giorni, se vuoi.